La certosa di Parma di Stendhal. Non è la prima volta che facciamo un incontro su Stendhal. Abbiamo fatto per esempio una live, una diretta su Le Rouge et le Noir, sul rosso e nero, un anno fa. Come vedete qua ci sono anche, diciamo, il numero di visualizzazioni e di like dell'incontro che abbiamo fatto su questo romanzo di Stendhal. E quindi in un certo senso concludiamo con queste serate di Stendhal, con quest'altro importantissimo romanzo. Probabilmente il Rosso e Nero è il suo capolavoro, mentre la Certosa di Parma possiamo definirlo il suo testamento, perché l'ha pubblicato nel 1939, pochissimi anni dopo morì poi Stendhal. E racchiude in questo romanzo, di cui parleremo stasera, racchiude un po' tutti quanti i suoi ideali. Sapete che non era questo il suo nome, era Louis Bale, e che aveva preso questo nome da un paesino, questo pseudonimo, questo nome d'arte da un paesino. Sapete che aveva seguito gli eserciti napoleonici, le imprese di Napoleone con grandissimo entusiasmo e aveva vissuto il periodo della Restaurazione come un periodo tremendo di repressione, di imbarbarimento, di regressione dell'umanità e della civiltà. Già questo aveva rappresentato nel primo romanzo, Il rosso e nero, lo fa ancora più esplicitamente in questo altro grande romanzo. Poi ha scritto altri di testi, di romanzi. Tra l'altro lui era anche un appassionato turista, diciamo visitatore, no? Dell'Italia, il Grand Voyage, no? Il Grand Tour, ecco. Era un po' uno degli intellettuali che amava di più il nostro paese, amava molto la Lombardia, l'abbiamo visto anche appunto con Milano, ecco, perché era stato a Milano proprio durante l'occupazione, diciamo, francese dell'Italia ed era stato, aveva avuto degli incarichi anche per conto della Francia napoleonica, se non sbaglio a Trieste, e comunque addirittura era talmente affascinato, no, dalle opere d'arte che stava male, un male talmente tipico e originale che ha assunto proprio il suo nome, la sindrome di Stendhal. Ecco, ma adesso andiamo un pochettino a parlare in maniera più precisa di questo romanzo che abbiamo detto che è del 1839 e che ha avuto almeno tre adattamenti, uno del 1947, un po' datato. Ed era un film, proprio da cinema. Gli altri due invece, diciamo, da televisione. La miniserie televisiva, ai nostri tempi si chiamava Lo sceneggiato, La certosa di Parma, in 6 puntate del 1982, diretto da Mauro Bolognini, che si perde un po' in quella che è la trama effettivamente un po' intricata, un po' intrecciata, un po' complicata, ecco, di questo romanzo. Mentre invece quella miniserie, quindi sempre prodotto televisivo, in 2 puntate però, non 6, del 2012, più recente, diretta da Cinzia Torrini, sicuramente è stata una versione più agile. Cinzia Torrini ha scelto, ha selezionato, ha cercato di ridurre una vicenda così intricata e complicata in una sorta di storia tipica, ecco, dell'eroe romantico, quindi ha incentrato il suo film sull'amore, soprattutto sui rapporti d'amore di Fabrizio Del Dongo. E ne è venuto fuori comunque qualcosa che, da un punto di vista cinematografico, ritengo più presentabile, ecco, oggi come oggi, più visibile, ecco. Vedibile, chiamiamolo così, che può essere visto, ecco, rispetto agli altri due precedenti. Tra l'altro, insomma, con degli attori. Poi comunque vedrete che ho preso parecchi fotogrammi e li ho fatti diventare slide della mia presentazione di oggi, proprio dalla fiction del 2012, soprattutto. Andiamo pertanto a leggere l'incipit di questo romanzo. Il 15 maggio 1796 fece il suo ingresso in Milano il generale Bonaparte,
a capo del giovane esercito che, varcando il Ponte di Lodi, famosa battaglia vittoriosa dell'esercito napoleonico, aveva testé annunciato al mondo che dopo tanti secoli Cesare ed Alessandro avevano un successore. Ecco, un inizio enfatico, no? Mi viene in mente l'eroica di Beethoven, anche se poi Beethoven si era pentito di dedicare a Napoleone la sua opera d'arte. Invece Stendhal non si pentì mai del suo bonapartismo. Fu napoleonico fino alla morte, si può dire. Rimpianse Napoleone fino alla morte. I miracoli di valore e di genio a cui assistette l'Italia nel volgere di pochi mesi ridestarono un popolo addormentato. Ecco, questa frase non mi piace particolarmente. Sì, è vero. Dobbiamo ammettere che si è trattata di una campagna militare davvero sorprendente, perché a Napoleone Bonaparte era stato affidato un esercito, si può dire, di scarto, perché il direttorio aveva concentrato le sue forze migliori sul Reno, quindi sul fronte germanico. Eppure Napoleone andò avanti con una serie di vittorie l'una dopo l'altra, anche con questo esercito raffazzonato, e non altrettanto accadde all'esercito francese sul fronte tedesco. Quindi, senz'altro, si intravide il genio strategico di Napoleone in questa campagna militare fulminea del 1796-1797, la prima campagna militare napoleonica in Italia. Sulla questione del popolo addormentato, sicuramente sarebbe stato d'accordo Foscolo, magari anche Manzoni, senz'altro, però ecco, certe volte ci sono un po' come delle forzature da parte di questo scrittore francese che vede comunque la Francia come civilizzatrice, quasi colonizzatrice dell'Italia, che ha portato quindi il progresso in un paese arretrato. Non era per nulla arretrata, ad esempio, la Lombardia sotto gli Habsburgo verso la fine del 1700, c'era stato un dispotismo illuminato e c'erano state delle riforme comunque importanti. Comunque, scusate questa mia, diciamo, riflessione a voce alta mentre stiamo leggendo questo brano, però un po' sorge, ecco, qualche sospetto. Lui, come vedremo, Stendhal tira un po' da una parte e dall'altra la storia di alcuni decenni, la storia d'Italia dei decenni che vanno magari appunto dei decenni dell'età napoleonica e quelli che vanno, i cosiddetti decenni della Restaurazione, dal 1815 in poi verso il 1848. I milanesi, non più di 8 giorni prima che arrivassero i francesi, li reputavano solo una cozzaglia di briganti, abituati immancabilmente a scappare davanti alle truppe di sua imperial regia maestà. Sì, è vero. Era effettivamente un po' una cozzaglia, dicevamo, di soldati, l'esercito napoleonico che era stato affidato a Napoleone. Però, ecco, ripeto, c'era anche tanta propaganda, no? E questo è vero, sicuramente la propaganda austriaca tendeva a sminuire il valore dei francesi, che poi invece sul campo si mostrarono davvero straordinari, perché straordinario era il loro capo. Era comunque quanto si sentivano ripetere 3 volte alla settimana da un giornaletto grande a un palmo di mano, stampato su cartaccia. Uno di quei giornaletti propagandistici, vi dicevo appunto, del regime asburgico. Insomma, i primi capitoli sono comunque molto interessanti perché sono una sintesi di tutte le idee, diciamo appunto filo-napoleoniche, repubblicane, di tutte le idee semi-giacobine, possiamo definirle così, ecco, di Stendhal, e che vengono incarnate in un giovane ufficiale, che è un giovane ufficiale francese, che era lì appunto, si chiamava Robert, no? Un soldato napoleonico, meglio, per conquistare l'Italia, e ebbe un rapporto con una gentildonna milanese. E da questo rapporto nacque appunto Fabrizio Del Dongo.
Fabrizio, bello e spigliato, trascorre i primi anni della sua infanzia al castello di Griante, antica dimora quattrocentesca della famiglia Valserra del Dongo. Infatti il suo nome sarebbe per intero sarebbe proprio Fabrizio Valserra del Dongo, nel Comasco, presso il lago di Como, dove vive facendo spesso a pugni con i ragazzi del paese senza imparare niente, neanche a leggere. Insomma, questo è l'apprendistato di Fabrizio. Però si capisce subito che questo è il nostro protagonista e c'è un'empatia con questo personaggio che sin da subito si presenta come un ragazzino spigliato, volonteroso, pieno di ardimento, di coraggio. Per la sua educazione viene mandato a Milano presso un collegio di gesuiti. Qui però il suo unico interesse è rappresentato dalla lettura di un volume di famiglia dove sono narrate le imprese eroiche dei suoi antenati, i Valserra, marchesi del Dongo. Si anima così di un forte spirito cavalleresco, al punto che, richiamato dal marchese del Dongo al castello di Griante, al suo ritorno in quell'imponente palazzo edificato dai suoi antenati più bellicosi, Fabrizio non conosceva altro che gli esercizi militari e le passeggiate a cavallo. Qui cresce fra le attenzioni della madre e della zia, la contessa Gina Pietranera, trasferitasi nell'antico castello di famiglia alla morte del marito, un generale di divisione ucciso in un duello nato per futili motivi. Di tutte le attenzioni di cui è circondato il giovane Fabrizio, però, si adombra, prova risentimento e anche un pochino di gelosia il suo fratellastro Ascanio. Ascanio, il primogenito, il preferito dal padre, mentre invece il nostro Fabrizio del Dongo è appunto un figlio naturale, un figlio di nessuno, figlio di un francese, detto fra noi, e quindi sicuramente illegittimo, di secondo piano, ecco, rispetto ad Ascanio. Eppure Fabrizio è molto più bello di lui, più forte di Ascanio, più coraggioso di Ascanio. Adesso non mi ricordo, questo attore in realtà non, poi nello sceneggiato probabilmente non rappresenta Ascanio, ma rappresenta il nuovo principe di Parma che succede a suo padre una volta che il principe di Parma viene ucciso dal veleno, viene avvelenato, no? Però c'è comunque tutta una analogia fra tutti questi personaggi, che sono il padre putativo però di Fabrizio del Dongo, il fratellastro Ascanio, tutti questi principi e principini che adesso, come vedremo, popoleranno questo romanzo e che rappresentano l'aristocrazia vecchia stantia, retriva, succube appunto della restaurazione e, o comunque che impone, nel caso appunto di questi principi, la restaurazione, i dettami della restaurazione, del conservaturismo più sciocco, ecco, e quindi sicuramente rappresentano l'altra parte del mondo rispetto a Fabrizio e anche rispetto a sua zia Gina. Infatti la zia Gina, la contessa Pietranera, così viene chiamata perché aveva sposato un conte, no? Il quale conte però, come abbiamo spiegato, muore in circostanze abbastanza inaspettate e imprevedibili e quindi Gina rimane senza marito per un po' di anni. Si affeziona subito a questo nipotino, chiamiamolo, questo nipotino adottivo, come volete chiamarlo voi. C'è subito una sintonia, sin da quando lui è piccolo, piccolissimo, e lei ovviamente è già sposata, anzi addirittura vedova, no? Però incomincia ad esserci questo forte legame fra la zia e Fabrizio, e la zia è quella che riesce ancora più della madre, che è un po' più debole la madre, riesce meglio a difendere Fabrizio e a dargli le opportunità che assolutamente suo padre e suo fratellastro non vorrebbero dargli. Quali sono le idee politiche
di Fabrizio. Man mano che diventa giovane, si emoziona per le idee napoleoniche. Dopo essere stati cacciati, i francesi all'inizio dell'Ottocento ritornano, e quando ritornano instaurano una nuova repubblica, la prima repubblica italiana, un regno d'Italia poi, e addirittura poi perfino andranno ad annettere parte dell'Italia all'impero francese e altra parte invece in mano al famoso viceré Eugenio di Beauharnais. Tutte queste cose infervorano il cuore appassionato di un giovane ragazzo, il quale vede con grande preoccupazione il momento in cui Napoleone viene sconfitto dopo la campagna di Russia e viene esiliato all'isola d'Elba. Quasi se la prende con lui perché è lì è inattivo su quest'isola, ed è invece contentissimo nel momento in cui Napoleone riesce a ritornare trionfante in Francia. E per questo motivo lui, che è appena sedicenne, cioè vuol dire quindi che era nato gli ultimissimi anni del 1700, intorno al 1798-99, appena sedicenne decide di scappare via dall'Italia, andare in Francia per arruolarsi, per combattere anche lui nelle milizie francesi napoleoniche contro gli anglo-prussiani. Anglo-austro-prussiani, contro insomma quella sesta delle tante coalizioni che si erano create in quegli anni in funzione antifrancese. Il marchese del Dongo, il primogenito ascanio, sono inorriditi dalla scelta di Fabrizio, lo disconoscono, cioè non vogliono avere più niente a che fare con questo giovane scapestrato che si mette a correre per andare in Francia. Oltretutto, quando arriva in Francia, viene addirittura incarcerato, imprigionato dagli stessi francesi, che non sono convinti che lui sia dalla loro parte, e quindi fa una fatica boia a raggiungere il campo di battaglia a Waterloo. Forse è meglio così, perché magari se l'avesse raggiunto prima avrebbe fatto una brutta fine come molti dei soldati francesi su quel campo di battaglia. Però diciamo che, anche se nelle retrovie, alla fine ci arriva a Waterloo. Gli rimane sempre questa esperienza in mente, anche se, ahimè, purtroppo quella battaglia era andata male poi per i francesi, perché lui comunque c'era, no, a Waterloo. In Belgio sua zia, appunto la Gina, la contessa Pietranera, dirà dell'amato nipote: nel mio bel appartamento di Dugnami avevo delle stampe che riproducevano le battaglie vinte da Napoleone. Mio nipote apprese a leggere guardando le didascalie sotto quelle incisioni. Da quando aveva 5 anni il mio povero marito gli raccontava di quelle battaglie. Gli mettevano in testa l'elmetto di mio marito e lui, piccolo piccolo, si trascinava dietro la sua grande sciabola. Ebbene, un bel giorno venne a sapere che il dio di mio marito, cioè l'imperatore, considerato Napoleone una sorta quasi di dio in terra, è di ritorno in Francia. Tutto frastornato, parte a raggiungerlo, e poi, come stavamo spiegando prima, c'è tutta questa fuga piuttosto roccambolesca. E lui, l'ho detto, addirittura è stato imprigionato e in maniera anche quasi miracolosa è riuscito a salvarsi persino dalle grinfie degli stessi francesi napoleonici, vestendo i panni di un soldato ussaro. Anche questa sarà un'esperienza che gli rimarrà impressa in mente, cioè il fatto di aver indossato i panni di un soldato morto. Lui dice che poi nella vita non vorrà mai più far questo, cioè non vorrà mai più prendere i panni di un altro. Quindi è vero, riesce a unirsi all'esercito, ma è troppo tardi. Ormai è solo spettatore di quella battaglia disastrosa. Lo stesso Napoleone, per conoscere il quale Fabrizio ha lasciato la casa paterna e percorso molte miglia, ahimè, purtroppo ormai non è altro che una debole parvenza, un'apparizione un po' invecchiata, ingobbita del grande Napoleone, che era stato sempre il fulcro
dei suoi ideali, dei suoi valori, dei suoi sogni fino ad allora. E allora lui che cosa fa? Ritorna in Italia. È una cosa interessante che mentre sta ritornando ha il primo incontro con una certa Clelia Conti. Si trattava di una giovane affascinante dodicenne, badate bene, quindi Waterloo siamo nel 1815, quindi nel 1815 lui ha 16 anni, Fabrizio Del Dongo, e lei ne ha solamente 12. La contessa Pietranera è riuscita intanto a far accordare al nipote l'impunità e quindi lui può ritornare in Lombardia, insomma, perché l'ha incontrato questa Clelia Conti invece in Piemonte, nei pressi di Novara. L'unica cosa che deve fare però è dimostrare di non essere un cospiratore. Fra le altre cose gli viene suggerito, proprio per dimostrare questo anche, di intraprendere la carriera ecclesiastica. A quei tempi infatti viene stipulato il trattato del congresso di Vienna e vi è una restaurazione e vi è un clima anche di restaurazione religiosa, per cui, come abbiamo visto anche nel Rosso e il Nero, no? Il rosso e il nero. Il rosso, vi ricordate, no? Delle divise napoleoniche. Il nero delle tonache, dei preti, che presero sempre più spazio e largo nella Francia della primissima restaurazione, del primo periodo della restaurazione e anche del secondo periodo soprattutto. Dicevamo quindi che nel frattempo la zia Gina aveva avuto un amante che si chiamava il conte Mosca, era talmente unita a lei che lei cominciò ad avere un secondo soprannome. La zia Gina non la troveremo mai chiamata così, ma la troveremo chiamata o la Pietranera, perché aveva sposato il conte di Pietranera. Poi viene chiamata Mosca, perché adesso diventa l'amante del conte Mosca. Il conte Mosca però è sposato, sì, un po' separato dalla moglie, però ancora, ad esempio per la chiesa, ancora di per sé teoricamente sposato, quindi non poteva sposarsi con un'altra donna e non poteva quindi sposare la zia di Fabrizio Del Dongo. E allora il conte Mosca e anche insomma lei organizzano un matrimonio di facciata con un duca che si chiama il duca San Severina, un 68enne con l'aspirazione di diventare ambasciatore, che diventa suo marito solo ed esclusivamente per le convenzioni borghesi, no? Viene chiamata anche la San Severina da questo momento in poi, terzo soprannome, no? Ma di fatto lei è sempre insieme a quest'altro uomo da questo momento in poi, al Mosca, il conte Mosca, che tra l'altro è perdutamente innamorato di lei. Lei ormai non è più giovanissima, ma è ancora una donna molto affascinante e molto avvenente. Decidono di spostarsi tutti quanti alla corte di Parma, quindi dalla Lombardia si spostano alla corte di Parma. Attenzione, qui abbiamo una, come dire, un'invenzione di Stendhal che fa sì che questa sia la corte di un principato di Parma. Ecco, probabilmente si tratta di una sua invenzione, perché lui voleva che questo diventasse una sorta di modello di regime di restaurazione, di regime conservatore. In realtà noi sappiamo tutti quanti che il congresso di Vienna invece aveva assegnato il ducato di Parma e Piacenza, quindi non solo di Parma, proprio alla ex moglie di Napoleone, quindi a Maria Luisa d'Austria, che tra l'altro sappiamo tutti fu ben voluta dal popolo di Parma. Esattamente il contrario di quello che avviene a questo fantomatico principe di Parma, che invece non si fa volere bene per niente, perché è un sovrano
repressivo, no? E quindi tutta quanta la sua corte è tutta fatta di ipocrisie, di maneggi, di rapporti di forza, di servitù, di clientelismi e di amori nascosti. Insomma, rappresenta un'epoca, ecco, direi, questa corte. All'interno di questa corte abbiamo detto che la zia che è diventata duchessa, detta, dicevamo, Pietradera, Mosca, oppure la Sanseverina, la chiameremo da adesso in poi, e anche il suo amante Mosca, rappresentano un'eccezione. È vero che il conte Mosca ha degli incarichi importanti, fino a quelli di ministro di questo fantomatico principato di Parma, però è una persona molto più aperta rispetto, per esempio, ad altri personaggi che gravitano attorno al principe e che sono grandi servilisti e anche, diciamo, autoritari e violenti. Piano piano il nostro, come dire, Fabrizio Del Dongo, nel frattempo diventato monsignore, accoglie comunque la protezione della zia, che anche se ha parecchi anni più di lui, è decisamente innamorata di Fabrizio. E la Sanseverina è un altro, possiamo dire, quindi che accanto a Fabrizio, anche la Sanseverina, sua zia, insomma, è un altro importante protagonista di questo romanzo di Stendhal. Ecco, tra l'altro poi Fabrizio era andato anche all'Accademia Ecclesiastica di Napoli e vive questi anni comunque come anni anche di una sorta di ricerca di se stesso. Per esempio, aveva avuto molti rapporti amorosi e lo dice proprio in un testo. Proviamo a leggere proprio un brano tratto da, torniamo indietro con la slide, tratto dalla Certosa di Parma di Stendhal. Ma non è curioso, si diceva a volte, che io non riesca proprio a provare quell'esclusiva e appassionata ansietà che la gente chiama amore? Ecco, è piuttosto altalenante il nostro Fabrizio Del Dongo. E non sa ancora bene che cos'è l'amore. È in una fase anzi in cui passa da una donna all'altra e di fatto non ne ama nessuna fino in fondo. Tra tutte le relazioni che mi è capitato di avere a Novara o a Napoli, i luoghi in cui si è formato ed è stato anche costretto ad andare per stemperare un po' quelli che potevano essere le eccessive attenzioni dei potenti dell'epoca che sapevano e avevano intuito probabilmente le sue idee, addirittura filo giacobine, mai ho incontrato una donna la cui presenza, fin anche nei primi tempi, mi sembrasse preferibile a una bella passeggiata su un cavallino nuovo. Per il momento il nostro Fabrizio Del Dongo non sa che cos'è l'amore, preferisce quasi quasi una bella passeggiata su un cavallino nuovo. Ma non sarà una menzogna ciò che chiamano amore? Sì, certo, io di amare amo, così come ho appetito verso le 6. Non sarà questo bisogno un po' volgare, ciò che tanti bugiardi avrebbero fatto passare come l'amore di Otello, l'amore di Tancredi? Ecco, il nostro Fabrizio Del Dongo, che poi diventerà l'amore, l'eroe romantico, dell'amore romantico, nella seconda parte del libro. Il libro consta di due parti, eh? In questa prima parte, in questi primi capitoli, invece, si presenta a noi come un po' cinico e dove ci dice in un modo quasi ironico: ma cos'è l'amore? È la pulsione erotica che io provo per una donna piuttosto che per un'altra, che è abbastanza simile a quella che si può provare, diciamo, la pulsione, lo stimolo della fame, no? C'entra, è questa, sarebbe questa quella di cui si parla in certi testi di letteratura che invece sembrano ammantare di romanticismo, insomma, il rapporto amoroso, come i testi, non so, l'Otello di Shakespeare, oppure la Gerusalemme liberata, il Tancredi della Gerusalemme liberata di Tasso. Oppure mi devo considerare diverso dagli altri, devo pensare che mio animo manchi di passione. Ma perché? Certo, sarebbe proprio uno strano destino, quello di essere uno dei pochi uomini incapace di amare. E così, proprio a proposito di questi amori un po', come definirli, un po' leggeri, insomma, un po' effimeri,
lui si innamora prima di un'attricetta, una certa Marietta, e poi di un'altra che si chiama Fausta. Nel caso della Marietta, questa storia d'amore va a finire in un modo piuttosto tragico, perché questa tale Marietta Valserra aveva uno spasimante, un attoruccio follemente innamorato di lei e geloso, che si chiamava Giletti. Ora, per un po' il nostro Fabrizio si allontana, ma quando poi gli capita nuovamente di avvicinarsi alla Marietta, basta poco perché scocchi la scintilla di un duello mortale fra Fabrizio Del Dongo e il Giletti. Il Giletti, tra l'altro, è talmente pazzo di gelosia che ha proprio intenzione di ammazzare Fabrizio Del Dongo e lui quindi a quel punto non può far altro se non accettare la sfida e a sua volta difendersi anche a costo della morte, della morte di Giletti, insomma, pur di sopravvivere, perché questo tale Giletti è veramente infuriato. E così muore Giletti, non muore Fabrizio, ma muore Giletti. A questo punto Fabrizio deve scappare, perché è comunque accusato di omicidio, e poi si invaghisce di un'altra donna, questa tale Fausta. Anche stavolta, questa è una cantante, mentre la Marietta era un'attrice, la Fausta è una cantante. Si innamora in questo modo, però, dicevamo un po' superficiale, no? Del nostro primo giovane esuberante Fabrizio. Anche lei, però, è il suo spasimante, un conte di cui non si dice nemmeno il nome, ma solo l'iniziale M. Bene. Questo conte, anche lui, avrebbe tutta l'intenzione di fare un duello e di ammazzare, di far fuori Fabrizio per gelosia. In questo caso, ancora una volta, Fabrizio risulta vincitore, ma si limita solamente a ferire il suo contendente, il suo rivale, e a spaventarlo e non a ucciderlo, come era successo invece, appunto, nel caso del Giletti ammazzato perché innamorato anche lui della Marietta, dell'attricetta. Si passa quindi ormai al libro secondo, la parte seconda, chiamiamola così, del romanzo. Siamo arrivati a Parma, dove c'è un intreccio di rapporti piuttosto complicato. Per esempio, abbiamo detto che Gina, la zia, è sempre più legata a Fabrizio, che ormai è diventato un uomo. Ed è bellissimo. E quindi lei è pazza di lui, è pazza di Fabrizio. Invece il principe di Parma è innamorato di lei, cioè innamorato della Sanseverina, della Gina, che è una donna bellissima, così come è innamorato di lei anche il Mosca. Il rapporto comunque è ben diverso con tutte queste persone, nel senso che per quanto riguarda il principe di Parma, asseconda questo principe vecchione, tra l'altro è ultra retrogrado e conservatore, solo ed esclusivamente per i suoi scopi, quando gli sarà necessario, quando, scusate, le sarà necessario difendere il nostro Fabrizio Del Dongo, sfrutterà l'ascendente che lei ha sul principe, ma non avrà nessun rapporto con lui. Il rapporto invece con, come dire, con il Mosca è un rapporto un po' particolare, nel senso che c'è grande rispetto, c'è grande consonanza e sintonia, perché abbiamo detto che il conte Mosca, a differenza del principe e anche di questi altri personaggi della corte, è veramente un tipo aperto, è un tipo che ha abbracciato le idee innovative provenienti dalla Francia. Quindi c'è una grande sintonia e spesso loro faranno anche delle cose insieme, trameranno insieme, perché in buona sostanza c'è una grande corrispondenza fra i due di sentimenti, ma soprattutto anche di ideali politici. Ma dal punto di vista dell'amore, devo dire la verità, che la duchessa Sanseverina è più innamorata del nipote. Si tratta di un rapporto incestuoso a metà, perché poi, come abbiamo spiegato, non è che ci fossero tutti questi grandi legami di sangue, effettivamente, tra questa zia, una specie di zia acquisita, ecco, possiamo chiamarla così, e il nostro Fabrizio Del Dongo.
però la differenza di età c'è ed è consistente. E quindi si tratta di una specie di triangolo amoroso in cui, come spesso avviene, chi ha un oggetto d'amore, spesso e volentieri non riesce assolutamente a, come accadeva anche nell'Orlando Furioso di Ariosto, a raggiungere questo scopo, il suo scopo, il suo desiderio amoroso. Ecco, il principe di Parma vede con grande sospetto il giovane Fabrizio del Dongo, e lo vuole arrestare, lo vuole condannare a 20 anni di torre, che vuol dire praticamente di prigione. Come abbiamo spiegato quando abbiamo fatto spesso le nostre visite, no? Bellissime nelle città d'arte, spesso vi abbiamo raccontato che effettivamente le torri potevano svolgere, e frequentemente lo facevano, un ruolo di prigione. Era quello che avveniva proprio alla cittadella di Parma, alla Torre Farnese. Ricordate Farnese, no? Il Papa, so, mi sembra Paolo III, no? Quindi voglio dire, una famiglia importante a Parma, no? C'era una cittadella, c'era una rocca, c'era una torre intitolata ai Farnese. E il padre di Clelia, tra l'altro, il padre di Clelia Conti, che si chiamava Fabio, era un generale, era un grande ufficiale e aveva proprio il compito di, come dire, di soprintendere alla difesa della città e quindi di soprintendere alla cittadella e alla Torre Farnese, e anche quindi il compito, ad esempio, di sorvegliare i prigionieri della torre, quelli che erano stati condannati a più e più anni di prigionia all'interno della torre. Dicevamo quindi che il principe firma, come dire, meglio, assegna un caso giuridico ai suoi giudici, quello di Fabrizio del Dongo, che deve essere accusato e condannato perché ha ucciso un uomo, vi ricordate che ha ucciso Giletti, ma soprattutto deve essere perseguitato perché ha idee sovversive, ha idee quindi divergenti rispetto a quelle del regime autoritario e conservatore del principe. A questo punto la nostra Sanseverina cerca di far affidamento sul suo fascino e sul suo charme per strappare al principe una promessa di assoluta assoluzione di Fabrizio del Dongo, e riesce a farlo effettivamente. Ma poi lui ci ripensa per una questione un pochettino, tra virgolette, formale, porta avanti comunque questa denuncia, porta avanti comunque il processo. L'unica cosa che fa, giusto giusto per dare un contentino alla Sanseverina, invece di essere condannato a 20 anni di fortezza, il nostro Fabrizio del Dongo viene condannato solamente, tra virgolette, a 12 anni. Lo dico ironicamente, no? Perché si trattava spesso anche di una condanna a morte, nel senso che spesso e volentieri, all'interno di quei 12 anni, in una maniera più o meno misteriosa, questi incarcerati alla fine venivano fatti fuori. La Sanseverina è veramente indignata con tutti, anche con il suo amante, il Mosca, che non è riuscito ad evitare tutto ciò. Avrebbe voluto ancora il suo Fabrizio con sé, come l'aveva avuto tante volte, sia a Griante, quindi sul lago di Como, possiamo dire, sia lì a Parma. È angosciata lei, così come è angosciata Clelia Conti. Tra l'altro, lei si è trasferita, l'abbiamo già spiegato, dal Piemonte, dove aveva incontrato Fabrizio quando lei, vi ricordate, era appena dodicenne e Fabrizio era appena sedicenne. Adesso lo ritrova qui a Parma qualche anno dopo, quando i due sono diventati giovani nel pieno della loro bellezza e del loro vigore, e si sono incrociati gli sguardi dei due, e
e i due subito hanno avuto un'intesa particolare, per cui quello che non era mai accaduto prima a Fabrizio Del Dongo, cioè quel sentimento di amore profondo che non aveva provato mai, diciamo la verità, per tutte le donne che aveva avuto prima, anche se aveva duellato per queste donne, ha duellato perché era stato costretto dagli spasimanti di queste donne, ma lui non aveva mai provato un amore che fosse così profondo come quello che prova per Clelia. Questa è una cosa che poi vedremo turberà tantissimo la Sanseverina, perché lei diventerà gelosa di Clelia. Quindi incontra Clelia proprio lì in prigione. Ecco, prima, prima l'aveva vista sul lago di Como, non in Piemonte. Era passato dal Piemonte quando era arrivato dalla Francia in Italia, ma poi l'aveva vista lì sul lago di Como. Poi adesso era successo che il papà di Clelia era diventato governatore, come vi ho spiegato, della cittadella parmense e quindi, si ritrova lì. La Sanseverina e anche Clelia sono estremamente angosciate della prigione di Fabrizio Del Dongo. E infatti, quando Clelia chiede a suo padre, quindi questo governatore della cittadella di Parma, che cosa ha capito, cosa ha intuito dal principe, il padre gli risponde: io ho capito questa cosa, la bocca ha detto prigione, cioè la bocca del principe ha pronunciato questa sentenza. Sì, è vero, ci sono i giudici, ma i giudici non hanno fatto altro se non essere portavoce di quello che era il desiderio del principe: prigione. Questo ha detto la bocca, ma lo sguardo, morte, come a dire che il principe odiava Fabrizio e prima o poi avrebbe cercato il modo, tramite qualcuno dei suoi sgherri, di farlo fuori. E così incominciano questi anni, non saranno 12, ve lo anticipo assolutamente, di prigionia di Fabrizio Del Dongo, che però col tempo risulta una prigionia non così tormentosa. Per quale motivo? Per il fatto che comunque lui è in grado di vedere da questa torre Clelia Conti, che si trova, spesso va a visitare una stanza, questa stanza era l'uccelliera, che è visibile dalla torre, capite? Quindi lui può vedere questa donna che, abbiamo detto, chiaramente ormai ama. E poi riesce persino a comunicare con lei, capisce che sta provando un sentimento che non aveva provato mai prima, questo sentimento è l'amore. Tanto è vero che si scrive proprio nel libro a un certo punto: ma è una prigione questa. È questo ciò che avevo tanto temuto. Come mai io, che avevo tanta paura della prigione, adesso sono dentro e mi scordo di essere triste? Ecco che cosa può fare l'amore. Addirittura Fabrizio, che è lì imprigionato, in questa prigione dove la maggior parte delle volte chi arriva è disperato, lui invece, per il semplice fatto che può vedere e persino comunicare in una maniera piuttosto complicata, che adesso non vi sto a raccontare, con Clelia, diventa quasi un luogo paradisiaco, o almeno paradisiaco è lui, pure in quella condizione di grande tormento. Tant'è vero che poi a un certo punto cosa succede? Succede che sia Clelia sia la zia, quindi la Sanseverina, organizzano una fuga per scappare da questa prigione, da questo carcere, da questa torre. E lui in un primo tempo non vorrebbe neanche scappare, quindi dice: se io scappo, vado via di qua, mi allontano da Clelia. Lo scopo della mia vita è essere vicino a Clelia, volente o nolente, in questa prigione io sono comunque piuttosto vicino a lei, preferirei star qua piuttosto che scappare e essere costretto quindi ad andare via chissà quanto lontano. Però riescono a convincerlo, perché gli fanno capire: guarda che ti vogliono far fuori, quindi bisogna farla questa fuga. E allora si organizza in modo tale che durante una festa, insomma, che c'era nella città di Parma, quindi
facendo affidamento sulle distrazioni, ecco, dei carcerieri, dei soldati, eccetera, si possa finalmente, attraverso una serie di corde che sono arrivate lì, insomma, e sapete com'è quando si mette di mezzo l'amore, anche Clelia, abbiamo detto, è innamorata, quindi lei e la Sanseverina riescono a organizzare tutto perché possa esserci questa fuga. Riesce Fabrizio a scappare dalla torre, a liberarsi da questa prigione e viene portato addirittura in Svizzera, a Locarno, no? Dove la duchessa può incontrarlo quotidianamente. È stata lei a organizzare tutto perché il suo sogno era proprio quello di poter stare lei vicino a Fabrizio. Purtroppo però il nipote non è così tanto contento lì a Locarno, perché come abbiamo spiegato prima non vede più Clelia. E questa cosa turba tantissimo la Sanseverina, che è profondamente gelosa, perché capisce che lui ama lei, lui ama Clelia. Ecco, questo è il momento in cui Fabrizio si trova con Clelia, proprio nel momento in cui magari anche c'è questa fuga e scappano, e scappa lui, però purtroppo lei è costretta a rimanere con suo padre. Tra l'altro suo padre deve anche sorbirsi i rimproveri del principe, perché gli dice: guarda, dovevi essere tu, sei tu responsabile della sorveglianza dei prigionieri, quindi dovevi essere pronto tu, dovevi cercare di capire le trame, chi stava tramando fuori e dentro quella torre perché fosse liberato Fabrizio. Io ti ritengo responsabile, io ti caccio fuori dal Principato di Parma, non mettere più piede qui. Quindi è una situazione davvero complicata questo. A questo punto cosa succede? Succede però che la nostra Sanseverina ha tutti i suoi piani, perché le cose vadano come preferisce lei. Quindi, prima di tutto, vorrebbe fargliela pagare al principe, che voleva addirittura ammazzare Fabrizio. E quindi riesce a trovare un certo Ferrante Palla, che è un poeta, un tribuno del popolo, è un, chiamiamolo, un risorgimentale, un rivoluzionario, e quindi riesce a convincerlo ad avvelenare il principe, e quindi il principe viene avvelenato. Con la scusa che era caduto da cavallo il principe, gli si dà proprio un veleno come cura per questa caduta, e quindi alla fine muore, ma non per i postumi della caduta, muore proprio per il veleno che gli ha dato questo tale Ferrante Palla, che a sua volta era innamorato della Sanseverina. E poi, come abbiamo spiegato, anche aveva idee repubblicane come quelle della Sanseverina. E poi un'altra cosa importante che fa la duchessa: cerca di fare in modo, quando il principe muore e viene al suo posto, prende il potere suo figlio, insomma, il principe figlio, chiamiamolo così, è possibile che ritorni a Parma Fabio Conti, cioè il papà di Clelia, con sua figlia Clelia. E riesce a convincere questo tale, cioè il padre di Clelia, che la figlia possa sposare un certo ricchissimo marchese, il marchese Crescenzi, così si accasa, anche perché la figlia deve mettersi il cuore in pace, che comunque il nostro Fabrizio del Dongo di per sé è un ecclesiastico, quindi non si può sposare, no? Giunge intanto a Belgirate. Ecco, a Belgirate è un altro posto, insomma, un pochettino più verso nord, dove c'è una residenza. Da Locarno si passa a Belgirate e arriva la notizia della morte del principe, che però non è del tutto inaspettata per la duchessa che si trova lì, perché è stata lei ad architettare l'avvelenamento del principe, vi ricordate, proprio con quel famoso Ferrante Palla. A questo punto si può ritornare a Parma tutti quanti, non c'è più principe padre, c'è il figlio. Ah, ecco qui, come vedete, ho scelto soprattutto dei fotogrammi tratti dalla fiction del 2012, che, come avete visto, ha proprio Alessia Mastronardi come,
diciamo, una delle protagoniste, perché interpreta Clelia Conti, no? E invece, andando allo sceneggiato del 1982, non dobbiamo dimenticarci che il ruolo del Conte Mosca, quindi l'amante della Sanseverina, fu interpretato addirittura da Gianmaria Volonté. Poi, se non sbaglio, il ruolo della madre di Fabrizia Del Dongo, in quello sceneggiato, era interpretato da Lucia Bosè, quindi sicuramente attori di un certo livello. Ecco. Allora, stavamo dicendo quindi che le cose cambiano a Parma, un pochino, con questo nuovo principe rispetto al precedente, e può ritornare a Parma, dicevamo, sia la Clelia Conti con Fabio Conti, sia la duchessa, la Sanseverina. Però a Parma non può ritornare ancora Fabrizio, perché per ritornare avrebbe dovuto prima sottoporsi al processo ed essere prosciolto da ogni accusa, e poi, prima di questo, presentarsi alle prigioni della città. Però le prigioni della città sono comandate dal conte Mosca, quindi sono sicure. Lui doveva costituirsi in queste prigioni. Invece lui che cosa fa? Lui cerca Clelia, va da Clelia, va direttamente alla cittadella, non alle prigioni, alle altre prigioni della città, no? Ma proprio alla cittadella, alla torre, tra l'altro, in cui lui era stato imprigionato per tanti anni, per vedere Clelia. Ma questo lo mette nei guai, perché lo espone al rischio di una vendetta da parte del padre di Clelia, Fabio Conti, che, come abbiamo spiegato prima, è il governatore della cittadella. Adesso c'è l'occasione, infatti, per potersi vendicare di Fabrizio, che gli aveva fatto fare una figuraccia tremenda al Fabio Conti, no? Con quella fuga e liberazione dal carcere. Così lui, Fabio Conti, cerca di avvelenare, di uccidere Fabrizio, ma ancora una volta Fabrizio viene salvato, perché Clelia lo viene a sapere e gli dice di non prendere il pasto della sera, perché era stato avvelenato da suo padre, cioè dal padre Fabio, no? E così, insomma, vi ripeto, è una vicenda piuttosto complicata, però è una vicenda che ci fa capire soprattutto lo sviluppo di questo sentimento d'amore dell'eroe romantico incarnato da questo Fabrizio Del Dongo, che è un po', come abbiamo visto anche nel Rosso e Nero, è destinato, comunque, adesso sto iniziando quasi quasi a spoilerare, è destinato a una fine tragica, perché così l'eroe romantico va incontro sempre a una morte tragica, ecco, questo assolutamente. C'è tutto un susseguirsi di peripezie e di vicende che lo vede salvarsi in maniera miracolosa più e più volte. Sta di fatto comunque che per il momento il giovane viene graziato dal nuovo principe, salvato da morte certa, perché Clelia è riuscito a impedirgli di mangiare il cibo avvelenato, e comunque lui, il principe, decide di destituire il generale Conti e anche il Rassi. Chi era il Rassi? Beh, il Rassi era stato, tra virgolette, il consigliere, il tremendo consigliere conservatore, autoritario, violento del principe, diciamo del principe padre, no? Adesso invece che c'è questo nuovo principe, viene mandato via. Quindi questi sono segni positivi di questo nuovo principe. Ma la libertà, ahimè, di Fabrizio sarà piuttosto amara. È vero, lui supererà un processo e quindi verrà considerato ormai del tutto assolto, prosciolto da ogni accusa, e verrà nominato coadiutore dell'arcivescovo di Parma, dell'arcivescovo Landriani.
anzi addirittura con una specie di futura successione, in modo tale che lui, che comunque ricordiamolo è un prete, un monsignore, Fabrizio Del Dongo, sarebbe diventato arcivescovo al posto di Landriani come suo successore. Acquisisce persino il titolo di eccellenza, ma tutto questo comunque non gli impedisce di essere molto molto amareggiato, perché è lontano dall'amata Clelia. E dovete sapere anche che Clelia a un certo punto sarà costretta a sposare il ricco marchese Crescenzi, perché questo sarà l'unico modo perché suo padre Fabio Conti possa avere finalmente quella stabilità che aveva perso, il ruolo insomma che aveva perso quando si era fatto scappare dalle mani il Fabrizio Del Dongo. Non era possibile rimandare queste nozze e la nostra Clelia Conti è costretta addirittura a promettere al padre che non avrebbe mai più rivisto Fabrizio e lo giura addirittura, no? Questa decisione di Clelia di mantenere fede all'impegno preso gettano il nostro Fabrizio Del Dongo, che è monsignore, ma è chiaramente, quindi come dire, il suo ruolo di prete, di monsignore, non ha nulla di religioso, no? Ma abbiamo detto che è una sorta di ripiego cui lui era stato costretto dalle circostanze, ad essere molto molto amareggiato di questo. Ancora una volta succede qualcosa di strano, di imprevedibile nella vita di Fabrizio Del Dongo, nel senso che lui è talmente amareggiato, diventa talmente come dire, quasi isolato, e si ritira. Adesso si ritira presso il convento di Velleia, poi si ritirerà verso gli ultimi tempi della sua vita nella Certosa di Parma, da qui il titolo del romanzo. Nei dintorni di Parma ci sono due certose che però proprio tra il 700 e l'800 sono state sconsacrate, diciamo così, cioè non hanno perso il loro ruolo di monasteri, ad esempio di Certosini, no? Però ecco, diciamo che Stendhal è molto suggestionato anche da questi luoghi, perché lui piace molto comunque l'Italia e quindi decide di dare questo titolo al romanzo. Ma ritornando a noi, dicevamo che il nostro Fabrizio Del Dongo sembra svolgere il suo ruolo di prete comunque in questo periodo in modo convincente. Tutta la sua condotta, che noi lettori sappiamo unicamente ispirata dal dolore per le nozze di Clelia, fu presa invece come il frutto di una religiosità semplice e sublime, come se fosse diventato santo, pensieroso, meditabondo, mistico, e invece noi sappiamo benissimo che è così solo ed esclusivamente perché è turbato dal matrimonio di Clelia. La duchessa, quindi la nostra Sanseverina, intanto torna anche lei a Parma, dicevamo, e aveva giurato al principe di divenire sua amante a condizione però che liberassero Fabrizio, che lo salvassero, che lo assolvessero, eccetera. E quindi lei si trova costretta ad adempiere a questo giuramento, per cui lo fa a malincuore, perché ovviamente non è assolutamente contenta di diventare l'amante anche di questo giovane principe. Già un pochettino, vi ricordate che l'altro principe, quello precedente, si era innamorato di lei. Adesso anche questo giovane, e glielo dice, ma guarda, c'è una troppa differenza di età fra te e me, ma il principe non vuol sapere ragioni. E quindi dice, tu vuoi salvare Fabrizio? Tu vuoi assolvere Fabrizio? Bene, allora ti devi dare a me. Quindi la duchessa poi scappa da Parma
per rifugiarsi a Bologna e poi, dopo pochi giorni, sposa a Perugia il conte Mosca perché non c'era più quel vecchio, insomma, che aveva sposato, diciamo, un po' per un matrimonio per combinato, per come possiamo definirlo, un matrimonio sulla carta, ma non nella realtà dei fatti, con quel San Severina, no, che poi gli aveva dato il soprannome a lei. Quindi si può sposare finalmente col conte Mosca e diventa così la contessa Mosca della Rovere. I due si trasferiscono a Napoli e invece Fabrizio rimane alla corte di Parma, dove riesce a conquistarsi la piena fiducia del giovane principe, il quale, come abbiamo già spiegato prima, lo considerava ormai il futuro arcivescovo di Parma. Che cosa succede a un certo punto? Dopo mesi e mesi in cui, pur essendo a Parma l'uno e l'altra, Fabrizio e Clelia non si sono mai incrociati, accade che Clelia partecipa ad una messa in cui il nostro Fabrizio fa una predica. Le parole pronunciate da Fabrizio sono talmente coinvolgenti che fanno piangere Clelia, che di fatto non aveva mai dimenticato Fabrizio, e quindi i due si trovano nascostamente nell'aranceto di Palazzo Crescenzi, cioè nell'aranceto, nel frutteto del palazzo del marito di lei, perché, come abbiamo spiegato, lei poi aveva sposato il marchese Crescenzi. E qui abbiamo questo rapporto d'amore tra Fabrizio e Clelia, questi incontri clandestini, questi incontri serali, notturni, nascosti. Tutti e due hanno fatto le loro promesse e giuramenti. Lei ha promesso di non vederlo mai più, lui è un prete, ha giurato, ha promesso anche lui di... Eppure si trovano, si incontrano, hanno degli incontri d'amore. Da questi incontri d'amore nasce un bambino che è Sandrino. Ovviamente il fatto che questo bambino sia nato da un rapporto extraconiugale non viene rivelato al marito di lei, cioè al marchese Crescenzi, il quale crede quindi che Sandrino sia suo figlio, mentre invece Sandrino è il frutto di un rapporto adulterino. Questo va avanti per parecchio tempo. Dopo 2 anni Fabrizio confessa a Clelia il desiderio di avere con sé il figlio. Non può vivere con la donna amata, che possa vivere almeno con Sandrino. E allora fanno una specie di, anche qui, di piccolo stratagemma. Cioè cercano di convincere il marchese, il marito di lei, che lui, Sandrino, ha bisogno di cure, che è ammalato. Lo prendono, lo portano via, scappano, fuggono con Sandrino, e Sandrino poi si ammala veramente. Cioè, mentre all'inizio loro pensavano solamente di ingannare il marchese dicendo che Sandrino era ammalato come scusa per portarselo via, perché Fabrizio voleva stare con suo figlio, perché sapeva bene che Sandrino era figlio suo, non era figlio del marchese. Però Sandrino si ammala veramente e muore dopo soli pochi mesi. A questo punto la madre, distrutta dal dolore della perdita e del castigo subito, perché la madre era piuttosto religiosa e quindi lei riteneva di essere stata punita perché aveva promesso e giurato anche a Dio, non solo, diciamo, a suo padre, ecco, che non avrebbe mai più rivisto Fabrizio, muore anche lei. A questo punto Fabrizio non vede altra soluzione che dimettersi dal suo ufficio all'arcivescovado e quindi, dopo aver dato disposizioni sulla divisione del suo patrimonio, si ritira nella Certosa di Parma, che viene così descritta, situata nei boschi nei pressi del Po, a 2 leghe da Sacca. Ecco, tra l'altro, questa notazione ci fa capire chiaramente che la Certosa di Parma, di cui parla Stendhal nel suo libro, non è quella certosa che noi oggi chiamiamo Certosa di Parma, che sarebbe la cosiddetta Certosa di San Girolamo, che si trova
nei pressi di Via Mantova, proprio alle porte di Parma. Ma si tratterebbe di un'altra certosa, quella appunto, come dice il testo di Stendhal, situata nei boschi nei pressi del Po, a 2 leghe da Sacca, che sarebbe, ecco, adesso cerco di trovare il nome di quest'altra certosa, la cosiddetta certosa di Paradigna. Ecco, sicuramente quindi, come dire, Stendhal si riferiva a quella, anche per come la descrive, la certosa di Paradigna, e non la certosa che noi chiamiamo certosa di Parma oggi come oggi. Infatti, quella che noi chiamiamo certosa di Parma, di fatto era stata, non era già più certosa sin dal 1769, mentre invece quella che intendeva lui aveva continuato ad essere una certosa sino ai primi anni dell'Ottocento. Ecco, qui scusate, volevo fare questa notazione proprio per spiegarvi un attimino la questione del titolo, ecco, di questo romanzo. In buona sostanza si ritira, sconsolato, se vogliamo, anche da tutto quello che è successo. È morto suo figlio, Sandrino, ed è morta la donna che lui ha amato da sempre, cioè la Clelia. Quindi sta talmente male che poi resterà in questa certosa solamente un anno, dopodiché morirà anche lui. Rimane viva quindi la contessa Mosca, chiamiamola ormai così, no? Il marito ritorna a Parma per riprendere il suo ministero, perché non c'è più quell'uomo, il Rassi, mi sembra che si chiama, che aveva preso il suo posto, ma poi era stato mandato via anche lui. Lei non fa ritorno a Parma perché non vuole più mettere i piedi negli stati del principe che aveva fatto. Aveva operato con violenza con lei, cioè l'aveva estorto, ve l'ho spiegato prima, un rapporto amoroso e quindi lei non voleva assolutamente ritornare a Parma. Vive perciò presso Vignano, in territorio austriaco, in un palazzo fatto costruire appositamente per lei dal conte Mosca. Lì trascorre un periodo tutto sommato felice. Alla morte dell'adorato nipote, però, cioè la morte di Fabrizio lì alla certosa di Parma, la contessa non gli sopravvive che pochissimo tempo. E questa è un po' la fine tragica, che vede morire l'uno dopo l'altro, se vogliamo anche l'uno in conseguenza della morte dell'altro, tutti i protagonisti che noi abbiamo visto in questo romanzo, in buona sostanza, che hanno, con i quali ci siamo immedesimati. Come termina il romanzo? Termina con questa frase piuttosto, cioè anche questa un pochettino da spiegare, no? A Parma, dice, le prigioni di Parma erano vuote, cioè non ci sono più prigionieri. Il conte immensamente ricco, il conte Mosca, ecco attenzione, il conte Mosca immensamente ricco. Sì, perché non c'è più sua moglie, che è morta, dicevamo, poco tempo dopo la morte del nipote che ha sempre amato di più, perché ha sempre amato di più Fabrizio che non il conte Mosca, la Sanseverina. Vi ricordate questo? Il conte però è diventato ricco, è diventato ricchissimo. Questo è davvero una magra consolazione per noi, comunque, per i pochi lettori a cui lui dice ho dedicato l'opera, come un po' si faceva all'epoca. Vi ricordate i famosi 25 lettori del romanzo dei Promessi Sposi? Questi scrittori romantici qua dicevano di scrivere per poche persone, ma sappiamo benissimo invece di scrivere per tante persone. Le prigioni di Parma erano vuote. Il conte immensamente ricco, Ernesto V adorato dai suoi sudditi. Ernesto V è questo principe giovane che aveva preso il posto del vecchio, ma che si era dimostrato, diciamo la verità, ancora più cafone del suo predecessore nei confronti della Sanseverina, estorcendole un rapporto d'amore in maniera violenta. Noi lo sappiamo, quindi attenzione, adorato è vero dai suoi sudditi, però
ma lo dice in modo ironico, perché noi invece sappiamo, come dire, tutti gli abusi, no, di cui si è reso protagonista anche lui, che comparavano il suo governo a quello dei granduchi di Toscana, e anche questo fortemente ironico. Quindi appare agli occhi del popolo, agli occhi della gente, che questo principe sia adorabile, così come appareva agli occhi della gente che Fabrizio Del Dongo fosse un religioso appassionato, un santo, un mistico. Ma noi che abbiamo letto tutto il romanzo sappiamo che è un po' il contrario, no? E quindi i pochi lettori che hanno seguito tutta la storia fino alla fine sanno realmente come sono andate le cose. Spero vi sia piaciuta questa chiacchierata sulla Certosa di Parma di Stendhal. Credo di sì, a leggere i commenti di Little Melvin, che dice: è un bellissimo romanzo, è senz'altro uno dei romanzi romantici più importanti della prima metà dell'Ottocento, questa Certosa di Parma. Mi è venuta voglia, insomma, di sentire questa Certosa al nostro Little Melvin.